Il matrimonio non fornisce la felicità. Secondo la mia opinione, il matrimonio, che secondo me è un vincolo legale, non dà felicità. La felicità è qualcosa che si va a provare dentro di sé, dentro di noi, internamente, ed è solo una mera illusione personale. Ecco, in questo video di oggi io ho intenzione di far capire a tutti che innanzitutto la felicità, come già detto in passato, in questo video, non è qualcosa di concreto, qualcosa che tu puoi toccare, ma è qualcosa di, diciamo così, a cui una persona aspira. È qualcosa di nebuloso, di, diciamo così, non percepibile, ma la felicità la percepisce chi eventualmente riesce a viverla in quel determinato periodo di tempo, in quel determinato momento. Ed è un attimo che per noi può durare tanto, oppure un attimo che per noi può durare poco, a seconda della persona che viene a essere interessata al fenomeno. Ma il matrimonio non fornisce la felicità. Sembrerà strano dirlo, sembrerà assurdo dirlo, sembrerà, diciamo così, banale dirlo, eppure è così. Dal mio punto di vista, il matrimonio non è capace di infondere felicità negli esseri umani. La felicità magari ci può essere in quel momento là, dopo che si dice sì, dopo che si ha quel rapporto sessuale attraverso le nozze, dopo che si vive insieme, ma quei 5-6 mesi di tempo, ma poi iniziano ad esserci i problemi. Io la vedo così. Forse la mia è una visione tragica, forse la mia è una visione negativa, brutta, aberrante, eppure io sono convinto di ciò. La felicità non è semplice da trovare, non è qualcosa che rimane a vita, è una mera, e ripeto, mera illusione umana. Noi esseri umani ci illudiamo di essere felici. In cuor nostro sappiamo che la felicità è qualcosa di provvisorio, di passeggero, che poi è destinato a finire, a non esserci più. Non è qualcosa che rimane per sempre, non è qualcosa che si percepisce in maniera completa e quindi totale, ma è qualcosa che si viene a percepire in maniera superficiale, non completa e non totale. Ecco, questo quindi per dire che cosa? Che il matrimonio, oggi, come detto già in un altro video, è un vincolo legale, un vincolo, un legame legale. Io per staccarmi da quella persona che ho contratto, da cui ho contratto il matrimonio, devo contattare un avvocato, devo spendere soldi, quando in realtà dovrebbe essere che io metto quella persona, me ne vado via da quella persona e basta, non devo mettere lì avvocati, pagare soldi, eccetera, eccetera. Ecco perché sono contrario al matrimonio. Come anche sono contrario ovviamente ad avere figli. Infatti io nel matrimonio i figli voglio avere, voglio rimanere single, tranquillo, godermi la vita, godermi quello che la vita mi dà, non avere spese perché i soldi per me sono importanti, ma al tempo stesso se devo fare delle spese spenderle per me, per migliorare me stesso e eventualmente questo pianeta, terzo in ordine di distanza dal Sole e la Terra. Ecco, io non voglio essere lungo in questo video anche perché il titolo richiede una durata limitata nel tempo, anche perché l'argomento non è molto lungo da trattare. Però voglio far capire a tutti che il matrimonio non è fonte di felicità. La felicità non si trova nel matrimonio. Si può trovare forse in maniera limitata per quel tempo lì, i primi momenti, i primi attimi, i primi momenti, le prime ore, i primi mesi, forse anche i primi anni, ma poi tanto la depressione si impadronirà di una coppia. Prima o poi, poi o prima. È una cosa che io chiamo fattore matematico di tipo biologico. Questa è la mia opinione. Chiaramente non ce l'ho contro chi è sposato o è sposata o chi si è appena sposato, faccio gli auguri di buon matrimonio a tutti e di buona vita. Però è bene sapere che la mia opinione è questa che avete poc'anzi ascoltato. Quindi fidanzarsi sì, sposarsi no. Aver figli no. Amarli sì, perché amare dei ragazzi, dei bambini è sempre bello, ma è inutile fare figli. Questa è la mia opinione personale. Grazie da Leandro, di Roma è tutto, un caro saluto, il video è stato piuttosto breve, perché l'argomento in effetti non è un argomento di cui si può parlare tanto, anche perché è limitato ed è breve nella consumazione. Da Leandro, me stesso è tutto, ripeto, un salutone al prossimo video, da una buona giornata.